Cambiamo argomento, giorni difficili a causa del Covid, ma giorni anche di grande speranza per quanto riguarda la cultura, che è stata sicuramente penalizzata a causa della pandemia. Nella nostra regione finalmente si è tornati in zona gialla e ciò permetterà il poter visitare nuovamente i musei e tutte le attività museali del territorio. Tra queste attività ricordiamo quella del Museo di Arte Contemporanea Madre di Napoli, che punta a rilanciarsi dopo mesi di stop attraverso dei progetti davvero nuovi e interessanti ed unici. A presentarceli vi è con noi oggi Laura Valente, presidente della Fondazione Donna Regina. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, io partirei col chiederle l'emozione, di una ripresa dopo mesi di stop forzato. Beh, è stata grandissima, perché noi non abbiamo mai smesso di lavorare durante nessuno dei lockdown, in smart working, come si dice oggi, però ovviamente quando anche andavamo al museo per qualche sopralluogo, per organizzare delle cose, entravamo al museo con il portone chiuso. Quindi ritornare al museo con il portone giallo aperto e con tutti i bambini che scorrazzavano per le sale, con tutte le misure, perché non dimentichiamoci che noi siamo un museo pubblico, quindi è un museo della regione Campania, è stata un'emozione grande vedere le persone fisiche in questo momento in cui tutti noi siamo ubriacati di virtuale, le persone fisiche al museo. È un'emozione che non ha paragoni. L'emozione, ecco, di rivedere questa fisicità che possa appunto incontrarsi con la storia, con la bellezza della scultura, la bellezza dell'architettura, sicuramente restituisce un altro fascino, sicuramente restituisce felicità a chi di cultura vive e di chi cultura vuole saperne di più. Senta, noi dobbiamo ancora parlare di tantissimi progetti, io ho un tassativo e poi tra pochissimo ritorneremo con lei per capire come avverrà questa nuova visita all'interno del Museo Madre e non solo. Resti con noi, pubblicità, restate con Mattina 9. Dunque, ritorno al Museo di Arte Contemporanea Madre di Napoli, un ritorno in totale sicurezza, come ci spiegava poc'anzi la nostra presidente della Fondazione Donna Regina. Le chiedo, ecco, le emozioni sicuramente ritrovate quelle che prima spiegava lei, però è uno scenario che cambia nel post pandemia? È uno scenario che è già cambiato, perché siamo al secondo lockdown e diciamo che ancora navighiamo a vista con tutte queste varianti che stanno per arrivare, alcune sono già arrivate. Però una cosa si può dire con certezza, che i modelli di museo a cui noi ci riferivamo, a cui ci siamo riferiti fino a poco tempo fa, sono completamente implosi. Gli indici, le parametrazioni con cui si valutava prima un museo, noi no, facevamo la rincorsa, tutti ci chiedevano, i giornalisti, quanti visitatori questa settimana, si faceva gara a chi aveva più visitatori, a chi aveva più collezioni da esportare. Ecco, quel modello lì è imploso in favore, e forse questa è una fortuna e potremmo trasformare un punto di debolezza in punto di forza, si sta andando sempre di più verso un modello sostenibile di museo, un modello più meno turistico e più di inclusione sociale, un museo che invece di avere come parametri quelli che il grande Settis dice i mostrifici, ha come parametri quanto un museo incide sul suo territorio. Allora, e questo va di pari passo con un futuro aperto, perché noi abbiamo la possibilità di affrontare come non avremmo mai fatto prima, perché ricordiamo una cosa, adesso possiamo essere più coraggiosi di prima, fare cose che non ci saremmo mai aspettati di fare in un tempo, tra virgolette, normale. Quindi sperimentare nuovi linguaggi, nuove narrazioni del contemporaneo, tra queste il digitale. E io su questo mi incatenerò, ovvero il digitale non sopperirà mai alla mostra, l'esperienza dal vivo. Sono digitale e mostra, tra virgolette, ed esperienza dal vivo
sono due modelli completamente diversi, sono due linguaggi, due modalità, due velocità completamente diverse. L'una può sostenere l'altra e Esatto, viceversa. l'una integra Non l'altra dobbiamo per mai dare parlare di vita, sostituzione. esatto, integrando l'una l'altra si possono, ecco, ritrovare delle emozioni ancora più grandi rispetto a quelle di prima. Io direi, Presidente, sarei d'accordo di parlare di alcuni progetti che vedranno protagonista appunto il Madre di Napoli, perché fra questi vi è la mostra di Alessandro Mendini, Piccole Fantasie Quotidiane, che per l'appunto, parlando di inclusione, permette a valorizzare quello che comunque è il nostro territorio, con dei progetti di uno degli architetti moderni che ha restituito davvero grande fascino e lustro alla nostra città. Beh, Mendini l'abbiamo inaugurato 4 giorni prima del secondo lockdown, insieme a Matilde, l'altra mostra, Matilde, che è digitale, quella di Matilde Rosier, Le Massacre du Printemps, ed entrambe insieme, forse sembrano molto strane tra loro, sembra strano questo connubio, però Mendini, perché il suo grande legame con Napoli, la sua visionarietà radicale, le metropolitane, come potete vedere anche dalle immagini, no? È la prima volta che il design radicale entra al Madre, a proposito di narrazioni del quotidiano. C'è il Mendini più sperimentale, appunto, più innovativo, quella è la lampada senza luce, poi ci sono tante altre opere messe in Noi ne mostra stiamo per la vedendo a prima volta supporto, tra l'altro, ne stiamo vedendo alcune immagini a supporto. e infatti e dall'altra parte invece c'è un esperimento straordinario di un'artista visuale che è Matilde Rosier, che racconta una Napoli differente, la Napoli post-industriale, la Napoli delle periferie, Bagnoli, per esempio, San Giovanni a Teduccio, eccetera, le periferie che così abbandonate ci raccontano che il rapporto, e questo è quanto mai attuale, tra la natura, l'uomo e il suo sviluppo sono interamente connessi, come il rispetto l'uno Il dell'altra. rispetto dell'uomo, ricordiamo che a proposito, Presidente, il Madre diventa un luogo, uno spazio, una location ideale di spazio per l'appunto solidale, per la distribuzione di pasti caldi, per poter fare relazioni, per riuscire a ricevere un supporto molte volte morale e per riuscire a donare libri ai bambini e a tante famiglie di Forcella del centro storico. Questa attività sociale naturalmente diventa poi riferimento per un racconto digitale del museo. Ecco, ancora una volta la tecnologia diventa supporto, non sostituisce, ma riesce ad allargare una prospettiva che va ad inglobare davvero l'intera cittadinanza. Ma guardi, io devo dire, devo ringraziare la Regione Campania, il Presidente De Luca, tutti i funzionari che ci sono stati vicino in questo cambio di pelle, perché da 3 anni c'è un progetto al Madre che si chiama Madre Social, per il Sociale, la nostra Factory, che fa con progetti di inclusione attraverso l'arte, perché il nostro strumento è l'arte contemporanea, noi non siamo né un asilo, né un centro ricreativo, né un ASL, però siamo, secondo me, di più, siamo un museo, siamo un presidio culturale. Noi siamo, dividiamo a metà Forcella e la sanità. Potremmo mai non riferirci alla nostra comunità? Per cui grazie a tutti gli operatori di Forcella, commercianti, a tutti gli abitanti della zona, ad Antonio Lucidi all'altra Napoli Onlus, abbiamo quest'anno anche attivato delle altre piattaforme. A Natale abbiamo dato i pasti caldi, pochi giorni fa abbiamo distribuito dei tablet per i bambini che non hanno il tablet per poter fare la DAD. Perché, come diceva Olivetti, no? Dalle imprese di beni alle imprese solidali, dalle fabbriche di bene alle fabbriche di bene. I musei, come tutte le imprese culturali, ma come tutti i presidi, non sono nati per pochi, non sono nati per l'elite, non sono nati per dar sfoggio a dei momenti isolati di bellezza, sono nati per abbracciare il luogo in cui sono stati edificati e quindi hanno il dovere
non di dire ogni tanto venite che vi facciamo vedere che cos'è la bellezza e poi ve ne tornate a casa vostra, ma per attaccarsi alla pelle, far capire che sicuramente con l'arte contemporanea non si Esatto, cambia il perché mondo, diventi ma si può l'identità. cambiare il modo di guardarlo ed abitarlo, quello sì. Buon lavoro, intanto complimenti per tutto quanto di bello riesce a fare sul territorio attraverso il Museo di Arte Contemporanea Madre di Napoli, grazie alla Presidente della Grazie a Fondazione voi Donna Regina, Laura dell'invito. Valente. Grazie davvero e ancora complimenti e Grazie a a voi. presto.